Qua c'è un altro, no, non è il grammofono, non per forza il grammofono. Finisce la canzone. Vediamo la mamma che canta mentre beve il vino. Vincenzo. Dove Rosse? Mi è sfuggito. Forse l'ha detto, poi mentre parlo a volte mi sfugge qualcosa che leggo o sento, perciò cioè non ho capito quale Vincenzo. No, quando è che l'hanno detto sto Vincenzo, l'hanno nominato sto Vincenzo. Cabaret, cabaret. Qua? Qua ci sarà qualcosa da fare, perché c'è un faro, però che non... Ah, eccolo Vincenzo, illusionista. We Happy Few. We Happy Few lo volevo fare, poi non l'ho giocato più. Devo rompere. Ah, no, Rosse. Beh, qua ci andremo in un altro momento perché adesso mi sa che non riusciamo a farlo. Ok, torniamo di là. Qua ci siamo andati. No. Ah sì, vabbè, c'è lei. Capisco se... Io, ragazzi, torno sempre nello stesso punto perché devo capire se... Riesco a fare tutto, insomma. Lo vorrei finire al 100% anche questo stavolta. Anche qua. No, no, no. Sa che qua... Non c'è altro da fare. Una volta ho registrato un'ora perché parlando non ho capito la missione. Sì. Sì, perché contrariamente a quanto pensate anche noi donne non riusciamo a fare due cose contemporaneamente. Sì, può sembrare crat perché è l'atmosfera che cupa, anche se non è ambientato naturalmente nell'epoca vittoriana. E siamo negli anni 30, quindi un'epoca più odierna, ma comunque ti dà quella sensazione di angoscia misto a desolazione. In realtà non si sa cosa è successo realmente. Non ricordo se lo specifica precisamente nel finale, però andremo a scoprirlo. Versione meno violenta, vabbè, quella sicuramente. Live jazz. Come on, C'è tanta Vincenzo, gente, it's ma non just c'è some film nessuno. footage of your act. Why can't you let me borrow it just overnight? Because it is my new act and it's top secret, which is why my agent has it safely locked in his office upstairs. I just want to show it to my investors. They want to get to know you better. Mr. Fenris, I have performed my illusion act for the King of England and the Emperor of Japan. There are untouchables in India who tell stories of the amazing Vincenzo. If your investors don't know me, they're not in show business. You think I can't pay you? Look at this suit. I'm staying at the Excelsior Hotel. I've asked around about you, Mr. Fenris. People tell me not to trust you. And I've asked around about you, Mr. Amazing. You're not as flush as you look. You got a few debts.
Which is why I think you'll perform at the opening night of my circus. You dare accuse me? Look, I made a beautiful poster. Now I just need to borrow your film reel. Until I see some earnest money from you, I'm damned if I will lend you the time of day. All right. I'll get you a check. Cash. 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 Don't worry. I'll call you tomorrow. Cash. It's been such a pleasure meeting with you. Thanks for the drink. Dare cash. Puccio Enzo in the air. Trova la bobina del film di Jeff Bar. Il grande Vincenzo. 2 milioni mi devi dare. Cash. Cash. Mamma mia. Pensa, mia nonna lo guardava. Lo sai, ma quanto tempo l'ha guardata? No, l'ha guardato la nonna. Telemarket. Mamma mia. Trova la bobina. Tararà. Panini, tramezzini, Coca-Cola. Così riesco a salire sopra. Sì. Provare a vedere se saltando di qua. No. Così l'ombra è più. Vedi? Perché... No, chiossone un altro, rosso è chiossone, quello era. Sì, i tappeti, i tappeti. Quello è quello che vende i tappeti, lo sai. Non so come si chiama, ragazzi, se a qualcuno viene in mente, perché è di vitale importanza. Ditemelo, ditemelo. Ah, ecco, ecco, ecco. Da qua possiamo arrivare lì. Di qua dove si va? Manager. Ok, abbiamo trovato la bobina. Articolo di giornale. I segreti dell'incredibile Vincenzo. Ben in vista. Alessandro Orlando, giusto? Sì. Comunque bastava chiedere alla nonna. Un sacco di volte mi sono chiesta, mannaggia, come si chiama questo? Potevo chiamare a mia nonna, che ha i suoi 90 anni, però si ricorda le cose. È come se se le ricorda. Sì, conferma, lo sai, perché su queste cose io poi non ci dormo la notte. Veramente, non è una battuta. Io faccio così. Non mi ricordo più che porta la bobina. C'è la mia foto. C'è la mia foto. La mia. Thank goodness. Okay. Now we have to get the movie to him. Portagli il film. Perfetto. Ecco, come me l'ha detto Didi. C'ho la mia cam sopra. La scritta doveva stare proprio là sopra. There are monkeys who know about the amazing. Ok. Your investors haven't heard about me. They're stupid. Oh no, there's no way to get across. Oh no, non c'è modo di passare. I know. If we could get the spotlight working, then I could track you with it.
but it's out of power. We need some luminaires. Do you have any? Sì, come ce l'ho? È come se ce l'ho. Ne ho prese tante. Ah, ragazzi, adesso... esci dall'ombra. Ah! dovevo morire, dovevo prendere il trofeo per forza. Come devo fare? Sì, il trofeo per morire, praticamente. No, l'ho fatta apposta perché sennò non prendevo il trofeo. Esci dall'ombra. Sì, se esco qua e cado dalla B. Ma non si appoggia sulla piattaforma, mannaggia la Bottans. Zitti tutti, ce l'ho fatta. Sì, solo che dovevo capire il punto esatto. Vabbè, non ho capito niente, ma è andato bene lo stesso. It's too far. Help me, please? Please. Tadidi, a passare oltre. Abbiamo scassato tutto. Goodness. Oh, grazie al cielo. E quindi? Ah, è qualcosa a tempo. Adesso dobbiamo capire come riuscirci. Sì, perché effettivamente quell'ombrello... Ah, ma non ce ne sono anche due. Gli ombrelli aperti ci impediscono di andare dall'altro lato. Però non riesco a capire... Ok. Dai. Una pippa mentale. Ok. Qua? Cos'è? Beh, la luce, vabbè. Menu. Ostriche e champagne, no. Che cavolo c'è scritto? Petit... salad. Salata piccola.
Omelette du fromage, boh, non lo so. Non si legge. Grazie Enrico, grazie. Adesso andiamo al cinema, andiamo a vedere Giancarlo de Tiala Dance. La demoiselle dell'Espagna. Adriana Agatha che danza. No, scusate, avete sentito la canzone? La sentite? Non vi ricorda niente questa canzone? Dove si sentiva questa canzone? Vediamo un po' se vi ricordate. Sì, Enrico, sì. Precisamente dove? Ho avuto proprio un flash. Come l'ho sentita. The Lies of P, sì. Ricordo se a Krat. Furia alla grande esposizione. Nel giardino, quello là, diciamo, esterno, nella piazza, dove poi trovi tutti quei burattini, dovrebbe essere quello il punto. Sì, Lies of P. Nella piazza. Oddio, questo mi sembra... No, adesso ho visto da vicino, non... Però sembrava... ragazzi, mi vengono questi lapsus. Un grande attore che ha fatto anche Schindler List. Aiutatemi. Liam Neeson. Da lontano, così. Poi visto da vicino è, diciamo, una figura molto... cioè, abbozzata leggermente. Oh, it's locked. Oh, wait! I told you I was good at fixing things. Grande Didi. Sinatra. Può darsi, sì. Ma sai, c'ha la pettinatura che sembra un po' Liam Neeson in Schindler List, che io ho rivisto da poco. Io pure qua cofanetto, adesso ve lo faccio vedere. Blu-ray. L'ho preso a un mercatino. Mi piace tantissimo. E mi piace tantissimo lui. Chiuso male, mi sa. Sì. Datemi un attimo e sono da voi. Ecco. Schindler List. Rimettiamolo nella bacheca piano piano. Ok, basta. Basta divagare. Esercizio temporaneamente chiuso per cambio di stagione. In gestione hanno fatto il cambio di stagione. Oddio mio, cambio di stagione. Oddio. Souvenir en fumée. Solo due film. Maybe you could find another way in. Allora, questo sembra il Dracula sì, comunque fanno riferimenti a molti film realmente esistenti, eh.
Ah, ok, possiamo muovere a nostro piacimento queste figure in modo da creare un percorso, vediamo. Chi lo sa, penso che così può andare anche bene. Ecco, questa anche mi sembra una famosa cantante, sempre di quegli anni, forse 40, 50. Non mi vengono in mente i nomi, però. O forse un'attrice. Allora, io posso salire sopra o devo muoverli sempre in modo da poterci salire comunque? Mi sa di sì. E allora dobbiamo fare così. Vediamo così. No, sono rimasta incastrata. Ma devo switchare, come ha detto Soge. Sì, però un po' forzato, forse. È perché sembrerebbe un po' Ginger Roger. Fred Astaire, scusate. Ginger Roger era ragazza. No! No! Riproviamoci. E che caspita! C'è il volto di una donna. Chi lo sa dopo spostando le ombre se si riesce a vedere qualcosa? Sì, per un pelo. Ok, fatto. Vincenzo. Foglio di rilascio. Johnny A. Fenris, crimine, emissione di assegni scoperti. Non l'avevamo capito che faceva cosa del genere. Succede? Ah, ok. Doing here? You're not supposed to be out this late. Where's your mom? Did mommy really kick you out? Were you spying on us at the cabaret? Are you coming home? Well, that's my plan. I've got to convince your mother.
detto San Gerardo, era Rocco che aveva detto devi switchare, vabbè, sto rincoglionito. Soge se n'era andato. Rocco, pardon. I missed you so much. I missed you too, honey. But I'm gonna come back home. I'm putting together a circus, see? It's gonna pay for everything. And you know who it's gonna star? The amazing Vincenzo. No, vai Rocco, non ti preoccupare. Ho detto prima, perché mi avevi detto devi switchare, ho detto Soge anziché te, Rocco. He's Scusa. good, huh? Look, you're really not supposed to Rincoglionimento. be out this late. I'm gonna take you home. I brought you the milk, I got a couple of investors Dai, vai, coming non ti here, and they preoccupare, don't figurati, like kids capisco. much. I need you to run home by yourself, okay? But I brought you. Didi, you have to get out of here. I won't tell mom you snuck out. Okay, go. Hey, Carmine, Silvio. Carmine. His name is Lui Salvio, so Carmine. why are we here? Salvio, yeah, what did I say? I got great news. Vincenzo is in. Tutti italiani. You got him, you're sure? Sure, I'm sure. He's gonna Carmine, play opening Vincenzo, night. Really Salvio. Bring in the crowds. So that's why you brought us here, huh? You're gonna show us his act? Yeah, except the projector's broken. Because if you don't got him, your circus is gonna flop and you're not gonna be able to pay us back. And then I'm gonna have to break your arms and then we see how well you swim. Look, Salvio, Salvatore no. Gennaro per il momento non c'è. Are you kidding me? Non pervenuto. Listen, it's all gonna come back to you. Show them the movie. Show them the movie. Fagli vedere il film. Così si calmano, si mettono a guardare il film, mangiano i popcorn. Non ti buggare però, e che cazzo. Sei buggata. Allora. Oh! Hey, knock it off, Sal. Check this out. Jeez, he is amazing. I told you I got him. Okay, let's go get your money. Thanks a bunch. Look, why don't I swing by tomorrow, pick it up? Relax. Let's go have a drink, huh? I know a guy who'll fix that finger right up. I can't. I gotta go meet someone. Let's go. Boy, you're in a hurry. Mio cugino, huh? Che ti rifai il dito. Must be a real ripe tomato. You wanna go meet Johnny's tomato, Sal? I like a ripe tomato. That tomato's my wife. Always wanted to meet the wife. Huh? We'll play canasta. Mi si dice Just tomato. The four of us. Pollastrella. Okay, but he's not asking Johnny. He's telling. You're gonna hurt my mom. Che bastardi. Beh, ma bastardo lui, cioè, innanzitutto perché si mette in mezzo a queste cose e lascia che gli altri possano approfittarsi della moglie. Che bella però donna, mi piace molto anche lo stile grafico. Se riesco, sì, continuo probabilmente Skyrim. Dai, che dopo passo, Rocco. Non starò molto perché secondo me dopo che finisco qua sarò cotta. Oggi già ero abbastanza. Vai all'hotel Excelsior. Quindi abbiamo finito qua, dobbiamo andare all'hotel.